Salve a tutti amici, sono Mr. Delric, benvenuti nel mio canale e benvenuti in un nuovo episodio di Timber and Stone. Allora, siamo a buon punto, stiamo sgangherando finalmente questo pezzo di torre, ok? Stiamo recuperando quindi anche una discreta quantità di marmo qua, di brick, ok? E stiamo lavorando per costruire invece una nuova torre. L'abbiamo fatta un po' più piccina perché tanto non è che serva chissà che cosa. In questa zona la faremo ovviamente un po' più alta rispetto a tutto quanto il muro, che stiamo anche ormai completando. No, guarda che bello, l'abbiamo già completato fondamentalmente, quindi mi è anche abbastanza inutile tenere due builder, perché adesso sto facendo due builder per fare un attimo la cosa un po' più rapide. Però la cosa che posso fare è sicuramente costruire ancora un po' tutto e fare tutto un po' più alto. Allora, facciamo così. Poi adesso io arriverei anche a portare a misura praticamente un pochino tutto. Vediamo un attimo se ce la facciamo. Allora, io vorrei portare a misura. Beh no, potremmo alzare ancora leggermente in realtà, perché la nostra zona più bassa dovrebbe essere quella da questo lato, credo, che vorrei alzare ancora leggermente, quantomeno di una tacca. No, anzi, forse sarà questa la nostra zona più alta e la terremo fino a qua, infatti. Allora, vediamo di portare tutto a livello, allora, a questo punto. Partendo da qua. Allora, quindi il camminamento arriverà fino a questo punto. Ok. Ormai gli diamo gli ordini di fare fondamentalmente tutto questo pezzo. Sarà una bella sfida costruire tutta sta roba, perché mi servirà una quantità di materiale indecente, ma indecente è a dirla veramente tanto. Mamma mia, come facciamo? Io non lo so. Allora, intanto io questo lo porto fino a qua, perché dovrà essere graduale alzare tutto questo muro. Qui ci metteremo una porta, ovviamente. Anche se penso potremmo evitarlo addirittura di metterla una porta. Comunque, vabbè, adesso valuteremo. Portiamo fino a qui. Allora, tutte le varie scale, tutte le varie cose. Mamma mia, si sono messi a costruire da quella parte. Vabbè, non importa. Io volevo fare anche il pavimento sempre con lo stesso materiale. Bah, qua potrei anche lasciare. Bah, non lo so. Boh, vabbè, vedremo. Allora, per salire utilizzeremo questa parte, diciamo. Ok. Per salire lungo il muro. Qui non lo alziamo ancora del tutto. Tanto qua sappiamo che dobbiamo alzare tutto quanto, ok, fino a qua. Diventerà bello alto, devo dire, questo muro, perché la parte più alta è questa e quindi verrà un muraglione fondamentalmente, ma davvero alto. Non so se riuscirò più a colpire le parti che stanno più in basso qua, tanto che non so onestamente se farlo effettivamente così alto, sapete? Non so se mi garba. Adesso fatemici un po' ragionare, ma penso che lo farò un pochino più basso, lo farò a scalare comunque sia. Allora, annulliamo tutto questo pezzo, troppo alto, non mi piace. Allora,
Cioè, mi va bene farlo alto, ma non così tanto. Allora, possiamo sicuramente alzare leggermente questa parte. Ok, qua alziamo di una tacca sicuramente tutto. È ok. Anche questo, almeno di uno, alziamo. Qui c'è qualcosa che devo ancora cancellare e abbassare. Quindi facciamo così. Qua, se non vado errato, però stiamo portando tutto alla pari e non va bene, l'alziamo solo di una tacca. Qua stiamo facendo gli scalini, d'accordo. Però voglio alzare anche questa parte, diciamo. Ok. Facciamo eccessivamente, soprattutto perché anche qua, vedete, voglio spianare perché voglio fare l'altra torre che voglio fare, la voglio fare da questo lato. La facciamo da questo lato. Mamma mia, ci sono i lupi qua che stanno facendosi sotto in maniera preoccupante. Io metterò quanto prima degli arcieri qui. Ne sto addestrando un altro, tra l'altro. Che il nostro Edward, che inizialmente, che cazzo faceva lui? Mi sembra che fosse un contadino. L'ho fatto già arrivare fino all'ottavo livello. E intanto stiamo anche portando su il nostro ingegnere in questo modo. Abbiamo tolto la proprietà di ogni letto, di modo tale che ognuno vada a dormire dove cazzo gli pare. Tanto ce ne sono parecchi. Tu chi cavolo sei? Ah già, gli Stonemason adesso non stanno più lavorando. Pa, ho bisogno assolutamente di minatori. Allora, facciamo così. Francis, anzi no, Morrigan, che sta dormendo, dannazione. Io ho bisogno, caro mio, che tu venga a finire di lavorare qua. Il terreno ci pensi poi dopo. Non ho grossa urgenza, ho urgenza assoluta di questa roba. Sto alzando tra l'altro la parte di muro che adesso potrebbe essere abbastanza utile, ma non così tanto, soprattutto perché avevo semmai più bisogno delle torri, ma non importa, va bene, dai, con gli arcieri e la fanteria che abbiamo dovremmo riuscire a far fronte. Tra l'altro, dovrò valutare un altro per addestrarlo alla fanteria, come fante, diciamo, perché ne abbiamo un paio che noi utilizzeremo e basta. Quindi, no, Melody abbiamo detto di no perché è una codarda. Allora, come infanteria avremo anche questo. Allora, ecco, Edward lo addestriamo un po' come arciere e un po' come fanteria, in modo tale che ce lo giochiamo un po' come jolly poi in futuro, no? Lo utilizzeremo in questo modo, preferisco. Ogni tanto c'è sempre da dover controllare. Ecco che qua i woodchopper non stanno facendo nulla. Allora, caro amico mio, adesso che abbiamo bisogno di minatori, io ti farò fare proprio il minatore di livello 1, ma ho bisogno proprio di te. Non ho bisogno tanto di terra, quanto piuttosto. Vabbè, finiscimi questo lavoro qua, poi mi andrai a lavorare altrove. Mamma mia. Qui ho bisogno assoluto. Che eccolo qua, Morrigan si è data una svegliata. Perfetto, vedete quanto velocemente adesso mi vengono a finire di lavorare. Cioè, quanto velocemente dormono, si riposano, voglio dire. Lo mandiamo qua giù a scavare in modo tale che recuperiamo della pietra con cui poi gli Stonemason lavoreranno. Ok. A
questo punto non so neanche se mi servono i due builder, perché sto facendo fuori fin troppa pietra in questo modo. Allora, tu saresti il mio blacksmith. Sei William. Fammi vedere, perché sennò inizio ad addestrarti. Charismatic. Beh, guarda, potrei anche farti diventare infantry. Allora, sai cosa facciamo? Ti faccio blacksmith, perché adesso con i materiali che ho proverei a fare un'altra... Beh, no, mi ci serve il tailor per fare questo, però... No, sai che ti dico? Iniziamo a fare un po' di sta roba qui. Non ho tanta pelle, però, Non ho tanta pelle. Allora, intanto me ne fai uno. Mi fai un altro paio di questi. Ehi là, Barboot Helm. 16 damage protection. Cazzarola, non è male. Il leather, mi servirebbe il leather. Allora, ne facciamo questi 7. Vedi che adesso inizio ad aver bisogno del tailor. Per le armature, per le armi, livello 16 di blacksmith. No, tu non sei assolutamente livello 16. Abbiamo lo short sword. Sapete che ci potremmo permettere abbastanza tranquillamente queste cose, perché tu come blacksmith a che livello sei? Sei a livello 10. Quindi io questo me lo posso permettere di costruirle, e ne posso fare anche diverse. Però mi serve sempre il leather e abbiamo sempre questo problema. Allora, dobbiamo fare una cosa di questo tipo. Bisogna che vediamo... benedetto. Eventualmente me lo secchi. Tu sei equipaggiata in qualche modo? Sì, perfetto. Eventualmente me lo secchi. Se proprio. Ma dove stai andando? Ah, ok, a catturarmi un qualcosa. Allora, vediamo se c'è un pollo, va bene. Vediamo se c'è un qualche animale. Orco canli, c'è anche... ci sono pure dei goblin adesso anche, madonna, si sta facendo più difficile. Io spererei che si picchino anche tra di loro. Perché per il leather io non so se mi converrebbe uccidere... no, perché questo qua è l'ultimo che ho. E niente, proviamo ad aspettare, perché avrei bisogno proprio di quel leather, tra l'altro, per fare quella fottuta spada. Niente, proviamo a vedere se allora... niente, devo fare un po' di queste, ne facciamo un paio. Ok, e quindi mettiamo sotto a lavorare il blacksmith. Mi serve però anche il tailor a questo punto. E il nostro tailor cosa sta facendo? Il minatore. Ti pareva che in questo momento mi servirebbe parecchio. Allora, senti, diventimi un attimo tailor, fai quello che devi fare, mi fai sto cazzo di leather, anzi prima mi fai il brigandine. Ok, allora io intanto che cos'è che volevo fare? Cavolo, sta già diventando buio tra le parentesi. Io qui ho tantissimi stone mason e ho bisogno di farli lavorare, per cui devono finire sti cazzo di cosi, sti cazzo di minatori, devono finire e ritornare giù in miniera il più velocemente possibile. Allora,
Tu che mi stavi facendo il blacksmith, adesso mi finisci di fare queste cose e poi eventualmente ti metto a fare l'infanteria allora. Ok. Ma dove sei andato? Non mi dire per favore. Ah no, stai lavorando, perfetto. Woodchopper che attualmente non stai facendo un cazzo perché hai già finito di segare quello che ti avevo detto di tagliare. Ok, allora facciamo che mi tiri giù questi, che almeno un po' di lavoro te lo diamo da fare, finché aspettiamo che crescano gli altri alberi. Ok, va bene. Qua gli Stone Mason ci sono diverse persone che non stanno veramente combinando un accidente, ma perché non ho... Allora, tu come Taylor hai finito, per cui mi puoi ritornare a fare il minatore. E cercherei di mandarti a questo punto qua sotto. Allora, fammi vedere, c'è qualcuno che sta dormendo? No. Mamma mia, mi stanno veramente facendo queste cose. Vabbè, qua c'è un po' di pietra. Arciere, ah ok, tu ti sei svegliato, ritorna immediatamente ad allenarti. Ricordarsi poi, ragazzi, tutti quanti, che cosa facevano? Chi faceva l'arciere, chi il guerriero? Cioè, devo guardare i livelli. Però inizia a diventare problematico. Sì, ok, adesso avrei bisogno del builder, mamma mia. Incredibile quanta pietra va via per costruire tutta sta roba, è veramente incredibile. Vabbè, adesso niente, c'è soltanto da dover aspettare un po'. Mamma quante pecore, quanta roba. Allora, io proverei a fottere una di queste. Adesso il cibo rimane abbastanza stabile, siamo sempre tra i 500 e i 600, per cui non dovrebbero aumentare attualmente gli abitanti. Mamma mia, ma a me sta roba adesso che venga fatta, vabbè, prima o dopo bisognava farla, per cui che me la facciano anche adesso. Vediamo come va. Ok, questo si è messo a lavorare qua sotto, perfetto, va bene. Finché non dorme, perché poi quando verrà su si metterà a lavorare di nuovo in uno di questi cosi. Fortunatamente, allora, dovresti aver terminato... No, c'è ancora uno short. Ma dov'è il... No, cazzo, allora non avevi finito tu come Taylor, dannazione. Ritornami a fare il Taylor immediatamente, perché ho bisogno di quella cavolo di leather, di pelle, in velocità. Speravo, io mi ero dimenticato. Qual è il problema? Perché non lavori? Sei di livello 5, c'è. E dov'è il problema? E perché non lavora? In teoria gli oggetti ci sono tutti. Ma che ho dimenticato qualche cosa, fammi capire. Non mi dire che... Orca miseria, sì, siamo pieni di stronzate. Siamo pieni di legno e siamo pieni... Allora, ho bisogno di costruire... una cassa per miscellaneous resource crate. Cominciamo a costruirle anche qui. Di che cosa abbiamo bisogno? Del carpentiere. Porca miseria. Carpentiere, è proprio il Taylor. Dai, avanti, veloce. Facciamo una cosa rapida. Che poi mi devi ritornare a fare il Taylor. Ok, perfetto. Taylor. Ok.
Ci siamo. Oddio mio. È un parto. Allora, so che adesso la visuale nella notte è un po' difficile. Io per questo in genere salto completamente la notte, ragazzi, per cui io direi che comunque questa puntata può terminare qui. Io spero come sempre che questa serie possa interessarvi. È un po' complesso dover gestire, come vedete, tutte le persone, perché non sono sufficienti a che ognuna faccia il suo ruolo, perché di soldati secondo me ce n'è bisogno veramente di tanti. E che cazzo, abbiamo già dei goblin arciere. Allora, questo, signori, lo tratteremo nel prossimo episodio. Noi, come sempre, quindi ci vediamo alla prossima. Vi ricordo, ragazzi, per chi di voi non fosse iscritto, quindi di iscriversi. La pagina di Facebook, anche lì, mi raccomando, vi aspetto. E, come sempre, ci vediamo al prossimo video. State in campana! Alla prossima!